Ben ritrovati di nuovo su Review You. Oggi vado a recensire un prodotto che ho testato in questi mesi. Si tratta di un rasoio che è utile sia per regolare la barba o anche per tagliare i capelli, della marca Braun. E secondo me, in termini di qualità-prezzo, il migliore. Questo è sempre il mio parere sul mercato. Un annetto fa circa avevo recensito invece sempre della Braun questo altro rasoio. Ovviamente stiamo salendo di prezzo, qua girava al di sopra dei 200 euro, mentre questo qua che vedete siamo all'incirca sui 40 euro, proprio entry level. Però questo rasoio qua ovviamente è pensato per la sostituzione della lametta, quindi per radersi a zero, mentre questo è un altro rasoio, ha un'altra funzione, comunque sempre Braun. Prodotto secondo me validissimo. Vi lascio comunque la recensione anche di questo rasoio che avevo recensito, perché è veramente funzionale anche questo. Ho acquistato appunto questo rasoio sia per regolare la barba, adesso non ho più l'esigenza di rasarmela a zero per motivi lavorativi, e anche per andare a sistemarmi i capelli all'occorrenza. Ve lo vado a mostrare al volo. Innanzitutto arriva in questa scatola, link in descrizione sia di quello ma anche di questo modello. Ovviamente ci sono diversi modelli, c'è anche il modello che presenta la colorazione blu, costa un po' di più, questo invece costa qualche euro in meno. Comunque vi lascio magari entrambi i modelli in descrizione. Come vedete, già dalla scatola ci indica che ci sono 39 misurazioni di lunghezza, e la cosa molto interessante è che potete regolare semplicemente andando a girare questa ghiera, quindi non dovete ogni volta prendere il pettine, trovare quello più piccolo, riporlo eccetera, no, basta girare la ghiera e ovviamente la dimensione si accorcia o si allunga a dipendenza della lunghezza di taglio che più desiderate. Ovviamente più andate verso l'uno e più il taglio sarà corto, quindi vi taglierà i capelli corti o la barba in maniera corta. Qua aumentiamo e come vedete si alza la parte vicino alla lama. Ok, questa cosa è veramente utile, anche perché una volta che memorizzate il numero non dovete più stare a pensarci, ma prendete e impostate. L'unica cosa che vi consiglio è assicuratevi bene che quando andate a girare e regolare la parte che si stacca, ovviamente questa si può staccare anche per andarla a pulire, assicuratevi che sia ben salda, perché magari può succedere, come mi è successo a me, che non era ben attaccata in questo caso, quindi deve fare un click, e quando sono andato a regolarlo praticamente questo se ne stava per i fatti suoi e non leggeva, diciamo, la regolazione, quindi sono andato a tagliarmi, adesso mi sembra fosse la barba, sì, in maniera, diciamo, non ottimale, non secondo quanto avrei dovuto tagliarla, quindi un disastro. Però ovviamente questa è una piccola disattenzione che può capitare, quindi attenzione se magari lo appoggiate così, come vedete pensate che è inserito però non vi legge poi la regolazione, invece deve essere ben fermo, deve fare un click e ovviamente si sposta. Andiamo a vederlo più da vicino. Materiali veramente ben fatti, questa parte lucida mi piace molto, questa è una parte gommata, si schiaccia il tasto, potete regolare ovviamente in corso d'uso, si può utilizzare senza cavo, quindi anche questo è molto utile perché ve lo potete portare anche in viaggio, come vedete c'è anche scritto sull'indicazione. Si può lavare totalmente, quindi è anche utile questa cosa se volete appunto lavarlo sotto l'acqua, non c'è nessun problema. Io sinceramente non l'ho mai usato per lavarlo sotto l'acqua. Comunque anche questo modello qua si poteva adoperare con la schiuma da barba e lavarlo sotto l'acqua. Piccola interruzione di video, capita. Allora, vi stavo dicendo appunto che questa parte è rimovibile, si può lavare sotto, si può appunto lavare sotto l'acqua. Qua abbiamo il foro che ci permette di ricaricarlo, arriva
ovviamente l'alimentatore incluso, si va ad attaccare e si carica davvero in pochissimo tempo. Altre cose che volevo dire, poi trovate ovviamente al link in descrizione tutte le indicazioni precise, comunque 80 minuti di taglio e in 8 ore si può caricare totalmente il rasoio. Devo dire che mi piace davvero come taglia, anche le misure che effettuo, il taglio è preciso, come vedete davvero si possono regolare con precisione. Poi se andate a rimuovere la parte qui, per me, vi permette davvero di rifinire, come in questo caso, la barba, ma comunque anche di avere una rasatura che non si avvicina proprio a questa, però comunque non si avvicina a quella della lametta. In questo caso dovete fare affidamento ad esempio a questo rasoio, ma comunque anche per tagliare i punti che vi stavo facendo vedere prima è davvero ideale. Potete però, questa cosa devo dire che l'ho apprezzata, utilizzare per fare una rasatura perfetta questa lametta che arriva in dotazione. Adesso la vado a togliere e quindi si tratta di una lametta della Gillette, eccola qua, una lametta ovviamente di quelle buone, pesante comunque, e arriva ovviamente anche con la testina, quindi potete usare il rasoio ma poi anche andare a ad operare la lametta. Si vede, si attacca ovviamente così e la potete tenere in questo modo, ed è veramente utile anche perché c'è questa parte qua che, come vedete, è snodabile, quindi è interessante. Per il prezzo che lo andate a pagare, non solo avete il rasoio ma anche questa lametta che può essere utile per rifinire anche la barba. C'è anche poi quest'altro pettine che ve lo vado a mostrare. E sostanzialmente la differenza qual è? Questo va da questo è 1,10, questo è 11,20, quindi per tagliare diciamo i capelli più lunghi iniziate da questo e poi passate a questo che vi fa delle misure un po' più corte. Io comunque questo non l'ho mai adoperato fino adesso, ma sono sempre andato di questo. Devo dire che quindi in termini veramente di prodotti è molto ma molto interessante. Ci abbiamo anche poi il librettino della Braun con le varie istruzioni che non starò quindi qui a leggervi, ma come vedete vi mostra anche che si può togliere, sciacquare. Ovviamente serve anche della manutenzione, quindi andate a mettere l'olio lubrificante sulla lama. E ho fatto anche una recensione sull'olio che si può comprare della Braun, diffidati dagli oli diciamo cheap, perché poi ne va a inficiare diciamo sulla lama, sul funzionamento, e vi lascio magari anche il link in descrizione. Questo è il rasoio, le mie considerazioni sono appunto positive. In questo arco di tempo devo dire che l'ho usato, mi sono trovato davvero bene, taglia in modo preciso e maneggevole, la ricarica tiene, e sia per il taglio barba ma anche per il taglio capelli fa davvero il suo dovere. Link in descrizione del prodotto, alla prossima review.